rossata, le tonsille non sembrano infiammate. Buongiorno, ciao. Ho sentito al telefono che non ti sentivi bene. Ok. Quindi mi hai detto che hai un pochino di mal di testa, ti cola il naso. Ok, un pochino di mal di gola. Va bene. Puoi spiegarmi meglio, quindi magari dimmi quali azioni fai con più difficoltà o se ci sono momenti della giornata in cui va meglio, va peggio. Ok, d'accordo, grazie. E hai usato qualcosa per curarti, per star meglio? Vorrei farti un esame generale, occhi, naso, bocca, gola, seni paranasali e anche magari un breve esame addominale, d'accordo? Bene, adesso io, se non hai qualcosa di importante da dirmi, ok? Io comincerei misurando i tuoi parametri vitali, d'accordo? Metto i guanti. Mi hai detto anche il risultato del test era negativo. Ok, perfetto. Quindi siamo tranquilli, abbiamo già tolto un'opzione. Bene, allora, guanti messi. Adesso comincio misurandoti la febbre. Anche a te risulta in linea con la tua solita temperatura. Ok, molto bene. Adesso vorrei controllare il battito, quindi ti chiedo di darmi il tuo polso. Ok, grazie. Fai dei bei respiri profondi. Decina di secondi. Perfetto. Allora, mi hai sentito parlare un po' a bassa voce perché stavo contando i battiti. Allora, contando che ovviamente stavi facendo respiri profondi, i battiti non sono così accelerati come se tu respirassi normalmente, ma mi sembravano abbastanza normali, ok? Come numero era nella norma. Perfetto. Allora, mi segno un attimo tutto. Benissimo. Adesso voglio misurarti la pressione.
alta, lo rimetto via perché così mi ricordo di sanificarlo. Prima di metterlo via lo sanifico, ok? Lo disinfetto, sì, in questo modo sono sicura che poi tirandolo fuori me ne sono ricordata. Adesso comincerà un pochino a stringere. È perfetta, lo metto qui così poi mi ricordo. Ok, la pressione, dicevo, è perfetta. Tu non mi hai detto, vero, di cali di pressione improvvisi? Ah, bisogna anche la pressione. Perfetto. Allora, con i parametri vitali va tutto più che bene, tutto assolutamente alla norma. Adesso vorrei cominciare un esame un po' più approfondito su seni paranasali, naso, bocca e gola. Ok? Cominciamo dai seni. Perfetto. Adesso andrò a sentire i tuoi seni paranasali facendo questo movimento, quindi metto le due dita sopra il punto che devo sentire e faccio così. Ok? Comincio palpando attorno al tuo viso, ok? Sentendo. Se c'è qualche rigonfiamento. E tu mi devi anche sentire se senti dolore dove tocco. D'accordo? Ok, quindi metterò due dita prima sulla tua fronte. Adesso sul collo. Vado un po' più dietro e adesso comincio. Ok, mi
voglio sentire un attimo anche i linfonodi sotto. Dimmi se senti qualcosa. Non hai sentito nulla di che? Io non ho sentito nulla. Adesso andrò a sentire i linfonodi, ok? Comincio. E vado a toccare leggermente per sentire se c'è qualche linfonodo ingrossato. Ok, non sento, a parte quello che ti ho detto, non sento nient'altro. Fammi controllare solo qui. No. Senti particolarmente male in questa zona? Bene, adesso possiamo passare all'orecchia e prendo questo attrezzino qui che si chiama otoscopio, che è anche una lente di ingrandimento in modo che io possa appunto vedere meglio. Allora, questa parte fin qui andrà dentro al suo canale, quindi se sentirà un minimo di più che fastidio, quasi dolore, me lo dica. Ok? Comunque in realtà dovrebbe sentire semplicemente un po' di pressione, nulla di che, d'accordo? Mi avvicino se posso. E vado prima su un orecchio. Ok. Ora vado nell'altro orecchio. Adesso ancora questo, con questo andrò anche a vedere se nel naso c'è qualcosa, se anche qui c'è qualche rossore, qualche edema. Ok,
chinza, diciamo così, per allargare un pochino la narice. Comunque non dovrebbe dare fastidio. Bene. Allora, aspetti un attimo. Dicevo, sarebbe bene magari fare, se riesce, dei lavaggi nasali. Li hai mai fatti? A parte che aiutano un po', ok, la respirazione, e aiutano anche veramente tanto il naso a pulirsi e quindi a togliere anche batteri in eccesso, eccetera. Ogni tanto un lavaggio nasale andrebbe fatto. Una volta al mese circa, è una cosa molto semplice, si comprano in farmacia. Okay. E, del resto non ho visto sanguinamenti, non ho visto nessun eritema, quindi ok. Allora, adesso devo dovrei guardare la tua gola, d'accordo? Quindi devi tirarmi fuori la lingua. Perfetto, e dire a... quando te lo dirò ovviamente, userò questa luce a forma di penna per guardare meglio, ok? Appena tu apri la bocca e metti fuori la lingua, soprattutto dici anche a... io vedrò proprio il fondo della gola, ok? E anche l'ucola. Anche le tonsille, dato di vedere, sono un po' ingrossate. Ok, quindi lingua fuori, un bel A. Molto bene. Quindi mi hai detto che appunto non facevi particolarmente fatica di glottare. Dico, non vedo nulla di che. Controllo un po' meglio, ma direi che l'uca non è ingrossata, le tonsille non sembrano infiammate. Non mi sembrano infiammate neanche proprio il fondo della bocca. Ok, adesso alzami il palato, alzami la lingua, scusami. Ok? Anche qui va tutto bene. Adesso apri proprio la bocca e tira di nuovo la lingua fuori, che guardo anche se c'è qualche irritazione all'interno della bocca, ma no, non vedo niente. Tu non senti niente con la tua lingua? Ok, ok. Adesso tu comunque prova a fare così, a mordere. Non senti dolore? Non senti dolore tipo qui? Prova un attimo a metterti a premere qui sotto la mascella e mordi. Nulla? Prova a mordere di nuovo. Nulla, d'accordo. Allora. Adesso
A me non sembra niente che non possa essere appunto controllato su con ciò che prendi adesso, ecco. E però per essere sicuri vorrei farti una piccola analisi del sangue per vedere anche dei valori del fegato, dei reni, eccetera. Qui abbiamo un laboratorio veramente molto efficiente e dentro la fine della visita dovrebbero essere pronti i risultati che ci servono, veramente non ci serve chissà che cosa. Ok, giusto anche per vedere se appunto le analisi del sangue confermano che c'è in atto un'infezione. Allora, questo è ciò che userò. Ti fanno paura gli aghi? Allora, se vuoi, puoi non guardare assolutamente, non mi serve che tu guardi. Farò assolutamente tutto io. Sono molto brava e molto precisa in questo, quindi sentirai veramente un pizzico. Non guardando, poi molte persone non si accorgono neanche che è finita. Disinfettare la zona, ok? Adesso ti metto il laccio emostatico. Guarda, adesso dobbiamo aspettare un attimo che si riempiano i tubicini. Quasi pochi secondi. Benissimo. Io l'ho tolto, ho fatto, è andato tutto bene. Bene. Sono contenta che tu stia bene adesso. Mettiti pure questo sopra la ferita, ok? E poi nel caso metteremo anche un cerotto. Benissimo. Adesso. Grazie. In 10 minuti ce la fate. Ok, perfetto. Grazie. Allora. Ok. Adesso che hanno preso gli esami sono veramente bravi, ti assicuro che ci mettono pochissimo. Poi sanno cosa voglio, eccetera. Ok. Vorrei controllare soprattutto che non ci siano anche segni di disidratazione. Stai bevendo comunque tanto? Bene, molto bene. Adesso vado a controllarti i polmoni e il cuore. Ok, quindi di nuovo lo stetoscopio. Prima vado a sentire i tuoi polmoni. Ti chiedo di prima respirare normalmente. Ok. Benissimo. Benissimo.
E adesso fammi dei bei respiri profondi a bocca aperta. Ok? Vai. Molto bene. Allora, fare respiri a bocca aperta mi aiuta a rendere il respiro più evidente, sentire un po' meglio i polmoni. Ok, allora, vorresti sentirlo per caso? So che molte persone lo trovano bello, interessante sentire i propri polmoni. Dopo aver sentito anche il cuore, se vuoi, puoi ascoltare anche quello. Com'è stato? Allora, adesso sentiamo anche il cuore. Tu non soffri neanche di soffio o qualcosa, giusto? Respira. Sembra tutto ok. Vuoi ascoltare anche questo? Il suono del battito è rassicurante di natura perché è ciò che sentivamo quando eravamo in pancia, quindi è ciò che sentivamo quando eravamo in pancia, quindi è assolutamente normale. È uno dei suoni più, sì, rassicuranti al mondo. Adesso vorrei esaminare un attimo i tuoi occhi, giusto? Per vedere se non ci sono segni di congiuntivite, dopo farei un brevissimo esame addominale. Allora, guarda in su. Qui a posto. Qui a posto. Per l'esame addominale io vorrei soprattutto intanto sentire la cistifellea, ok? Quindi andrò nel quadrante superiore destro dell'addome ovviamente e farò un po' di pressione lì. Tu mi devi dire se sentirai qualcosa, ok? Quindi faccio pressione.
vado a palpare anche tutta la restante zona addominale per sentire. Direi che tutto a posto. Ok, allora aspetta, fantastico, sono arrivati i risultati del sangue, li vedo qui dal computer. Allora, hai, come pensavo, comunque globuli bianchi leggermente più alti di quanto dovrebbero essere. Questo vuol dire che appunto può essere un'infezione, forse anche virale, insomma sono di stagione. E niente segni di anemia, potassio, sodio, calcio nella norma. Quindi da questo capisco che nonostante tu non sia stato benissimo, comunque hai mangiato e bevuto normalmente. Benissimo, hai fatto molto bene. È importante che il nostro corpo riceva sufficiente energia. Poi ci sono sere in cui vuoi il proteino caldo, bene. Però facciamo il pieno di vitamine e minerali. Allora, i marcatori del fegato sembrano a posto, quindi io direi che questo esame è andato bene, non ti ho trovato nulla di che, quindi dovresti stare veramente sul tranquillo e non preoccuparti, perché penso passerà appunto a breve. Se vuoi potrei prescriverti dei raggi X e dei raggi ai polmoni per vedere appunto come è messa l'infezione, ma non avendo neanche particolare tosse onestamente li eviterei. Poi vedete, io lo posso fare, non sono neanche tanto invasivi, però comunque ok, ripeto, magari fra una settimana mi chiami, mi dici come va e vediamo se fare quell'ecografia, questi raggi eccetera. Del resto io direi che devi continuare a prendere i farmaci soliti per i sintomi che stai prendendo. Se ti trovi bene con un antinfiammatorio o con un altro, per me è assolutamente indifferente. Ricorda sempre di mangiare prima e di non esagerare, ecco. E se puoi migliorare un pochino di più anche la respirazione e questo senso di blocco che hai, ok? Perché comunque i seni un po' infiammati, puoi fare un pochino di aerosol, ok? Per sfiammare un pochino di più e per accelerare. Benissimo. Del resto io direi che siamo a posto. Noi appunto ci aggiorniamo, ci sentiamo anche fra 4-5 giorni, o se peggiora anche fra meno assolutamente, ma direi che anzi è migliorato rispetto a ciò che mi avevi detto quando mi hai chiamato, quindi non hai neanche la febbre, ok? E se migliori invece, insomma, ci vedremo una prossima volta, d'accordo? Bene, riposati tanto, mangia bene, cerca di non fare troppi sforzi, cerca di stare lontano dagli schermi per evitare un troppo mal di testa e per non stressare il corpo, ok? Benissimo, si può ascoltare musica, vedi, rilassanti, quello che vuoi, con gli occhi chiusi possibilmente. Bene, io ti auguro un buon ricovero e aggiornami assolutamente.